E oggi parliamo di plastica. Allora, sicuramente la conoscete, è un materiale che è stato inventato dall'uomo negli anni 60 e ha riscosso un successo, come sappiamo, incredibile. Bene, dove si trova la plastica e come è fatta? Allora, in primis la plastica la troviamo ovunque, è onnipresente. Monomeri da cui si ottengono le materie plastiche che conosciamo, i sacchetti o la plastica agli imballaggi, derivano da gas naturali oppure combustibili fossili. Ora dobbiamo immaginare che la plastica si forma solo dopo che hanno agito pressione ed alte temperature, trasformando i monomeri in catene di polimeri. Quindi, ricapitolando, i polimeri sono catene di monomeri, che sono singole molecole. Quando viaggiano insieme si chiamano polimeri.